Meloni compra villa in Albania. Ecco quanto l'ha pagata. Giorgia Meloni sembra essere pronta a fare un passo inaspettato, acquistare una villetta in Albania. L'indiscrezione ha trovato conferme da fonti politiche e diplomatiche vicine al governo di Tirana, alimentando curiosità e speculazioni. Il legame tra Meloni e l'Albania non è una novità. La premier italiana ha da tempo instaurato un rapporto privilegiato con il primo ministro albanese, Edi Rama. Dopo una vacanza a Lampo lo scorso anno ospite di Rama, i due hanno consolidato la loro collaborazione con l'accordo per la creazione di due centri per migranti sul territorio albanese, un progetto finanziato dall'Italia. Nonostante i ritardi e i costi crescenti di questa iniziativa, l'intesa tra i due leader resta solida. Questa volta, però, Meloni sembra interessata all'Albania per motivi più personali. Si vocifera che la premier stia considerando l'acquisto di una villetta in un resort a Palase, una splendida località balneare nella contea di Valona. Secondo il Foglio, sarebbe una scelta legittima, un investimento immobiliare che potrebbe rappresentare un rifugio sicuro e tranquillo per la leader politica e la sua famiglia. Attualmente, Meloni si trova in vacanza in Puglia, insieme ai suoi cari, inclusi il suo ex compagno Andrea Gianbruno e la figlia Ginevra. Tuttavia, non è escluso che possa replicare una visita in Albania, dove, oltre a godere dell'ospitalità di Edi Rama, potrebbe concludere l'acquisto della villetta. La proprietà, situata in un nuovo resort di lusso, offre un'invidiabile posizione fronte mare, con possibilità di giardino e piscina privata. La vicinanza alla Puglia, raggiungibile con un breve tragitto in traghetto, renderebbe questa residenza ideale per fughe rapide dalla frenesia della vita pubblica, lontano dagli occhi indiscreti dei media. Oltre a garantire momenti di relax lontano dai riflettori, l'acquisto della villetta in Albania rafforzerebbe ulteriormente i legami tra Meloni e Rama, consolidando una relazione politica già forte. Tuttavia, il progetto dei centri per migranti resta in bilico, con lavori che procedono a rilento, ma ciò non sembra intaccare la sintonia tra i due leader. Non è la prima volta che Giorgia Meloni si dedica a investimenti immobiliari di prestigio. Lo scorso anno ha acquisito una villa al Torrino, un quartiere di Roma Sud, per un valore di 1,1 milioni di euro. Ora, questa nuova villetta in Albania potrebbe aggiungersi al suo portafoglio, offrendo un'altra opzione per le sue vacanze future. L'acquisto di una villetta in Albania da parte di Giorgia Meloni potrebbe avere molteplici significati, sia personali che politici. Cosa pensi di questa scelta? Lascia un commento e condividi la tua opinione. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.